opere sempre di più in maniera molto più limitata, scritta, in maniera conservativa, ma soprattutto mini-invasiva. Sono delle tecnologie, adesso entrate il robot, lo vediamo quotidianamente in decine di casi, il robot che ci permette una terapia molto più delicata, molto più misurata. E questo cosa ha fatto? Ha fatto in maniera che molta chirurgia del passato che richiedeva, o che nel passato richiedeva il ricovero, oggi si fa volontariamente. Oggi stanno crescendo, e questo sarà il futuro dei centri di destra di chirurgia eseguita fuori, al di là dell'ospedalizzazione, in poche ore, che assorbono circa il 50% del totale della vecchia chirurgia. The advantage for the patient is it's minimally invasive, earlier back to work, less trauma, but now we're also seeing the functional and cancer results also being very, very good. Sempre considerando le tre gruppi di pazienti, learning curve, primi 19, secondi 19, terzi 19, vediamo che il sanguinamento è sempre rimasto per tutte le tre fasce di gruppi, quindi dal primo paziente fino al quasi 57esimo paziente, intorno ai 200 cc di perdita media, cosa che in chirurgia questo è difficilissimo da poter ottenere. Nei nostri pazienti, fin dal primo paziente, noi non abbiamo avuto nessuna particolare problematica come, intesa come complicanza. La degenza è più rapida, soprattutto la riduzione della morbidità, quindi delle complicanze, fa abbattere anche i costi di quella che è l'attività ospedaliera. Se poi volessimo parlare proprio di costi, i pazienti più rapidamente ritornano nell'ambiente di lavoro e quindi ritornano a essere una forza lavoro, e quindi è sicuramente, facendo un costo globale, si arriva anche a un abbattimento dei costi rispetto anche alla chirurgia tradizionale. Quindi quello che è un costo iniziale importante potrebbe essere ridimensionato con un costo sociale più basso. Training has changed dramatically since the introduction of laparoscopy and robotics. With the introduction of laparoscopy and robotics, we have now the possibility to go and train ourselves in so-called dry and wet labs, where we can train and get used to the maneuvering laparoscopically and robotically by using dead material, and to learn to manipulate it, and so to learn to use robotic arms. I believe that the learning curve is quite shorter now than it is for a classical laparoscopy. In urology, robotics has basically taken over the field. If you look at various different percentages of various procedures like the radical prostatectomy, comparing it to 2 to 3 years ago, where the majority were done with a traditional incision, now, as of this year, 2007, the majority, roughly 65%, will be done with the robot. Next year, 2008, 2009, the trend will still go more towards the robot. So it is dominating the field. Io non credo che la robotica, pur avendo dei costi alti, sia un costo eccessivo. Innanzitutto perché la qualità della prestazione può sicuramente migliorare, è un miglioramento di qualità di prestazione come si è visto anche oggi con una riduzione delle complicanze, diminuisce poi il costo globale di questi malati nell'anno. In secondo luogo sicuramente è un ritorno d'immagine che può far crescere l'ospedale richiamando patologia, richiamando malati. E tutto questo è uno stimolo comunque sia allo studio e al miglioramento di quelle che sono le conoscenze di tutto l'ospedale. È un ospedale che studia, che progredisce, che fa comunque ricerca o scienza, è un ospedale che dà garanzie migliori rispetto a un ospedale che sta dov'è.